Un tale che più che conoscere mi accade di frequentare con una certa coatta assiduità sta per partire per l'India. È un viaggio che da quando lo conosco ha sempre desiderato compiere e non di rado si aveva l'impressione che il suo temperamento lugubre derivasse dal fatto di non aver mai visto un centimetro quadro di suolo indiano. Come tutti coloro che hanno letto Siddhartha Vyas, io diffido di coloro che desiderano andare in India in una maniera così ipnotica, struggente, nostalgica, naufragante. Non so se il mio amico abbia letto Siddhartha, ma suppongo che in ogni caso non ne abbia fatto gran conto. L'ho incontrato in questi giorni e l'ho trovato affranto e lugubre come il consueto, solo che la sua tetraggine nascondeva e svelava insieme un fondo di saggezza lievemente allarmante. «È incredibile», mi disse prendendomi sotto braccio come fossi un condolente ad una cerimonia commemorativa. È incredibile quanti errori psicologici, intellettuali, filosofici possa fare una persona che sta per andare in India. Propriamente credo di poter dire che in questi ultimi 10 giorni io ho fatto un viaggio in India mentale che mi ha lasciato sfinito. Potrei strappare il biglietto e avrei ugualmente un itinerario da raccontare. «Lo sai», mi ha detto bruscamente, «che i greci dicevano che Dioniso aveva dimora da quelle parti? Deve essere vero, sono 10 giorni che vivo in un'estasi di sudori freddi, brividi, insonnia, insieme a incubi». Mormorai una generica simpatia. Non mi ascoltava, non sono certo che sapesse di trovarsi accanto a me. Ad esempio, quando uno sta per andare in India, incomincia a pensare di essere un genio. Solo i geni, no? Tu mi capisci, l'India. Ma naturalmente non è vero, l'India è una grande adescatrice. Ti suggerisce, se vieni da me, sei un dio, un incantatore di serpenti, un serpente, sei il mio amante di sempre. Cattiva letteratura, sussurro. Pessima, fa il mio amico, ma non è facile rinunciare a tanta e così generosa cattiva letteratura. Perché non si rinuncia ad un grande amore? Perché letterariamente è cosa infima. E ti dice anche chissà mai chi, vieni a cercare i luoghi delle tue precedenti reincarnazioni. Sai, una volta mi sono sognato di vivere a Patna. Potrebbe essere, sospira, poi ti viene in mente che per te è finita. Appena arrivi in India incominci ad avere le levitazioni, le visioni, inciampi nei mandala, incontri una shakti e conosci il grande flusso dell'esistenza. Forse ha letto davvero Siddhartha, scuote il capo. È tutta una faccenda di fiori di loto, come a est, mi pare, verso Rovigo, di occhi aperti senza pupille, di kerri e monsoni e di vacche sacre, no? Aggiunge come se attendesse un'inutile rassicurazione. Non capisco se le vacche sacre le voglia o le rifiuti. Poi, mi dice con subitaneo sommesso furore, l'India è insieme tragica e mite. I monaci usano uno scopetto quando camminano per non calpestare gli insetti. Sto leggendo la Bhagavad Gita, aggiunge con una strana volgarità nella voce che scopro, settentrionale, forse milanese. Sai che ti dico, Krishna mi piace, è un dio, spero di conoscerlo. Lo vedo fuggire spaurito ed io fuggo con lui.